cercare di andare su tutti quanti. Quindi questo era un obiettivo. Io ringrazio la nostra dirigente perché ha accolto la scuola, per aver accolto questa proposta fatta dal comune per la realizzazione di questo progetto. Noi ne andiamo via, abbiamo fatto pure nel passato, ma abbiamo fatto rientrare. Quest'anno noi rappresentiamo uno dei 50 comuni dell'Italia, uno dei 3 comuni della Basilicata, che realizzerà nelle prossime settimane, poi ci verrà meglio la presa, il progetto a mettere in cantiere. Sicuramente potrebbe essere un'opportunità, qua c'è anche l'azienda di poter mettere anche un contenitore per consentire a quei ragazzi che quando un telefonino non funziona più, invece di buttarlo così vicino, di poterlo raccogliere e poi rappresentare. Tenete presente che noi mediamente, già attualmente in questi anni, facendo la media, superiamo i 30 tonnellate all'anno solo di ragno, tutte queste apparecchiature, che è anche un risparmio in termini economici per il comune e per le nostre famiglie, perché chiaramente noi meno portiamo in discariche, meno paghiamo e il servizio ci costa di meno e costa di meno anche alle vostre famiglie. Quindi l'obiettivo da portare avanti deve essere proprio questo. Noi qualche difficoltà l'abbiamo avuto per quanto riguarda l'organico, il compostaggio, perché prima andavamo alla Tese in Puglia, perché ahimè purtroppo è Mariangela Corrigrati, che è rappresentante dell'ANCI, consigliere dell'ANCI, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni lucani, sa che noi purtroppo questa è una carenza regionale, non abbiamo impianti compostaggio. E tutti gli sforzi che le amministrazioni e voi, i singoli cittadini, le vostre famiglie fanno per cercare di raggiungere dei traguardi ambiziosi, poi spesso si vanificano perché l'umido, che rappresenta una frazione importante, che va da 30 al 35%, noi produciamo 2.000 tonnellate all'anno di rifiuti nel nostro comune, questa percentuale si incandia fino a 600 tonnellate. Soltanto di organico, se non si riesce poi a smaltirlo attraverso il recupero di compostaggio, tutto lo sforzo che si fa nella vita. Oggi invece purtroppo con dei costi aggiuntivi andiamo in Campania, che è messa sempre sotto il mirino da parte della stampa di essere la cenerentola degli italiani, però poi il caso strano, noi in Basilicata abbiamo impianti di compostaggio in Campania, però ce li hanno e quindi noi siamo costretti. Ci auguriamo che approfitto della presenza di Mariangela per cercare di spronare di più come rappresentante del comune a questa necessità che è vitale nella gestione del ciclo dei rifiuti all'interno della nostra regione. Quindi io vi ringrazio per la collaborazione, vi ringrazio soprattutto voi ragazzi, ci terrei che questo messaggio possiate poi divulgare attraverso i vostri docenti, credo che è presente, quindi nella scuola, che possa essere un modo diverso di affrontare dei problemi che sembrano molto piccoli, che rappresentano i problemi seri all'interno della comunità e nella vita, se vogliamo, sociale della comunità stessa. Ecco perché questa mattina ringrazio in modo particolare anche i rappresentanti della comunicazione per essere qui questa mattina per dare una divulgazione dell'iniziativa. A questo punto io passerei, concludo, ringrazio il giovane D'Aranda, che è responsabile, colui che si occupa di questo servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti. Lui ci ha dato una grossa mano insieme all'assessore per poter istruire le pratiche per realizzare questo progetto. A questo punto passo la parola all'assessore all'ambiente, Antonio Cecchini. Grazie sindaco, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Mi permetterete prima di iniziare questo breve intervento di rivolgere un pensiero alle vittime del progetto Erasmus, questo dramma che è accaduto
è accaduto ieri in Spagna, come tutti sapete, i bambini sicuramente avranno ascoltato dai telegiornali, avranno parlato in famiglia. Questo è un progetto europeo importante per la scuola, per la comunità europea, che purtroppo ha visto questo dramma consumarsi. E quindi rivolgiamo il nostro pensiero alle vittime italiane, alle 7 ragazze italiane, a tutti gli studenti che purtroppo hanno perso la vita nell'approccio allo studio. Detto questo, saluto tutti gli intervenuti, ringrazio il sindaco per le sue parole, ringrazio la dirigente scolastica, Mariangela Coringrato per l'ANCI, il rappresentante dell'ESA, Giorgio D'Aranno. E il mio intervento non può essere ripetitivo perché il sindaco, come al solito, mi ruba tutto ciò che in modo molto esaustivo ha già spiegato e esplicitato. Cosa voglio dire io in questo mio piccolo intervento? Perché l'amministrazione, l'assessorato all'ambiente del Comune di Senise si è rivolta alle scuole e ha creduto in questo progetto Rai Scuola? Perché ha chiamato i ragazzi stamattina, come anche negli altri appuntamenti che ci hanno visto insieme? Ormai ho imparato, molti di voi ho imparato a conoscermi per le varie iniziative che il mio assessorato e che l'amministrazione comunale ha messo in piedi sulle tematiche ambientali. Mi viene in mente un ultimo del Piedi Poeti Bussi, un'ottima iniziativa, la giornata ecologica che abbiamo fatto sempre in collaborazione con la scuola, la raccolta delle RAI che abbiamo fatto già nel mese di agosto scorso, insieme nel mese estivo, però coinvolgendo sempre i docenti e le scuole. E mi vengono in mente la giornata ecologica che abbiamo fatto con le scuole in tempo del centro storico, la festa dell'albero, non ultimo le giornate che abbiamo fatto non meno di 2 mesi fa all'Istituto Nicola Sole. E quindi perché c'è questa attenzione alle scuole e ci rivolgiamo alle scuole? Certamente non l'abbiamo fatto per riempirle sedi o perché non avevamo nient'altro da fare, lo facciamo perché crediamo che questo tipo di iniziative sono rivolte principalmente a voi ragazzi, perché voi ragazzi siete il veicolo sul quale noi riusciamo a far passare, a trasmettere anche alle vostre famiglie e ai vostri amici il messaggio che l'amministrazione e che questa idea di politica ambientale che ha l'amministrazione comunale di Senise vuole far passare. Quindi è importante questo progetto che già l'ha avviato l'anno scorso con la vecchia dirigenza e che subito è stata salutata favorevolmente anche dalla Rete, che ringrazio per aver creduto nuovamente in questo progetto. Noi l'abbiamo sposato in una casa dei 50 comuni in tutta Italia che hanno voluto aver manifestato interesse per questo progetto e lo stanno anche realizzando. Lo facciamo per le cose che ha detto prima il sindaco, perché è importante sensibilizzare sui temi ambientali, in modo particolare questi dei RAI. I RAI sono una risorsa vera e propria per le comunità se riescono ad avere il loro canale di indirizzo giusto, perché a differenza degli altri rifiuti, quali possono essere assimilati urbani, che pur vengono differenziati, hanno un valore aggiunto perché al loro interno hanno dei materiali nobili come piombo, rame, cultura, oro, in piccole quantità, ma sempre stati in quantità come la media nazionale di 14,5, una cosa del genere, chili pro capite, direi. Quindi ognuno di noi produce quasi 15 kg annui di questi materiali. E che fine fanno questi materiali? L'amministrazione comunale di Senise gli dà uno sbocco, gli dà nuova vita, vuole ridare nuova vita a questi materiali che hanno esaurito il loro, la loro utilità. E pensiamo alla scuola, perché la scuola, un altro progetto importante che la scuola ha affrontato è quello delle classi dal punto di vista tecnologico avanzato, il progetto il distretto scolastico, dove all'interno ci sono il potenziamento di questi tipi di RAI, che oggi sono una risorsa perché ci serviranno per lo studio, per mettere in collegamento le varie classi sul territorio, per evitare per non far sentire isolate anche le altre comunità che vivono la pubbliclasse, quindi mettere in circuito, mettere insieme tutte queste esperienze e fare una scuola nuova, moderna, da un altro punto di vista, da un altro punto di vista, ma che ci porterà da qui a qualche anno ad avere il problema dello smaltimento di questi materiali che poi hanno esaurito la loro capacità
scuola, tutti gli uffici pubblici, proprio le scuole avranno anche questo problema. Quindi noi ci siamo posti davanti a questa, con questa iniziativa, oltre a sensibilizzare di quello che è il nostro quotidiano uso e consumo e poi trasferimento di questi materiali, anche da quello che dal punto di vista didattico, perché si parla della classe della tablet, della classe che oggi della lavagna elettronica, di tutte queste nuove tecnologie che ci vengono messe a disposizione da parte di investimenti pubblici importanti, da parte della regione, della comunità europea, con il contributo dell'amministrazione comunale, che vanno proprio a favore di una scuola molto più dinamica, molto più slanciata sul territorio in collegamento. Quindi capirete che questo è importante, noi ci rivolgiamo a voi perché quando tornerete a casa dalle vostre famiglie, insieme ai docenti, le parlerete da scuola, creeremo quel muro, creeremo un muro e ne abbatteremo un altro, abbatteremo il muro dell'omertà, perché quante volte passeggiate con i vostri genitori oppure da soli, nei tanti scorci di bellezza che anche la nostra comunità, vedete quanti rifiuti sono abbandonati. Se andate lungo i corsi Cugliano, se andate vicino al lago di Montecuculio, quante volte trovate i RAE abbandonati insieme ad altri rifiuti? Bene, questa è la sensibilità. La sensibilità è quando mamma butta il telefonino nel cestino domestico a casa, dice no mamma, non si fa così, si porta all'isola ecologica, perché il comune di Senise ha attrezzato l'isola ecologica, l'ha potenziata per la raccolta, perché questo va bene a noi, va bene al futuro. Voi che sarete la classe dirigente, sarete i professionisti, sarete il futuro di queste comunità. Noi stiamo già mettendo nelle vostre piccole manine quello che è il futuro di questa comunità. E anche perché, come ci diceva prima, noi lo dobbiamo lasciare, quantomeno mettere come l'abbiamo provato, dobbiamo iniziare a tutelare quello che è esistente, a prelevare e a preparare gli elementi dal punto di vista della riqualificazione ambientale, quanto aspetta questa amministrazione. La messa in sicurezza dei siti inattivi delle discariche e quanto facciamo sul territorio quotidianamente, per esempio per la raccolta straordinaria che facciamo purtroppo dell'abbandono dei rifiuti. Bene, io sono convinto che questo tipo di attività, questo tipo di iniziative ci porteranno dei frutti, che sono i frutti di un mondo migliore e di quale voi siete i protagonisti. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ci vedremo poi nelle prossime settimane con l'avvio del progetto al quale io parteciperò in prima persona insieme all'amministrazione e vi seguiremo in queste 3 settimane dove avremo modo di confrontarci e di dare ancora più spirito di iniziativa a questo tipo di attività. Grazie e buona giornata. Ringraziamo l'assessore per il suo contributo e a questo punto passerei la parola al rappresentante dell'ISA. Buongiorno, sono il dottore Domenico, facendo la ditta che ha in atto il servizio di raccolta dei. Tengo a precisare insomma, che l'isola ecologica è aperta con un orario insomma, dalle 8 al mezzogiorno e dalle 15 alle 19, quindi tutti quanti possono conferire il RAE per tenere l'isola ecologica. Sono felice di partecipare a questo evento perché è rivolto innanzitutto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria che questa tipologia di iniziativa sono tenuti insomma, a intercettare i piccoli RAE che più facilmente possono insomma, essere buttati nella spazzatura. E questo è diciamo perché c'è la difficoltà che i piccoli RAE, quindi con i tablet e via dicendo, è più difficile insomma, arrivare in questo. Quindi sono siamo come a disposizione per chiarimenti e per venire in conto l'amministrazione. Tengo a precisare insomma, che diciamo, il ritiro all'isola ecologica è effettuato più o meno all'incirca mensilmente e si attesta dall'ultimo scarico diciamo, sopra il 3. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza fattibile a livello di qualità. Siamo a disposizione per quanto riguarda il
specifico dei lari a scuola, abbiamo fatto l'installazione dei bastonetti con i relativi adesivi pubblicitari. Prevederemo di effettuare il ritiro e la pesatura del materiale che sarà fornito dai ragazzi, che successivamente sarà portato all'isola ecologica. Precisamente i lari saranno trasferiti all'ufficio tecnico e in cui i lari saranno a disposizione per questo iniziativo. Ringraziamo il rappresentante dell'ESA. Saluto anche il rappresentante dei campieri, il ingegnere La Paga, per averci raggiunto qui questa mattina. E volevo dare un'altra notizia. Noi come Ecoisola possiamo essere delle poche che fa anche la raccolta dei materassi. E una volta la gente non sapeva come fare per disfarsi, sono abbastanza ingombrati, quindi poi portavo fuori dall'abitato, dalle campagne, ci dava fuoco, quindi inquinando l'ambiente, queste erano delle motivazioni, oppure vi lasciavano abbandonate lì e rimanevano deturpando quindi l'ambiente, che per noi è un posto abbastanza sostanzioso, e se considerate che ne portiamo ancora questa passata. Adesso che ci stiamo trasferendo verso la campagna, perché da un po' di tempo a questa parte la Puglia, anche per esigenze regionali che non riesce a trattare i rifiuti della propria regione, impedisce ai rifiuti di altre regioni di arrivare allora nel sottile sui loro impianti. A questo punto quindi passo la parola al vostro dirigente scolastico. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i presenti, ringrazio soprattutto l'ente comune per aver dato alla scuola questa ulteriore possibilità di crescita. Cosa dire? La scuola in effetti è impegnata da più anni sul fronte dell'educazione ambientale. L'educazione ambientale non è una materia a sé, è una materia interdisciplinare che investe tutte le discipline, tutte le aree di insegnamento. I docenti lo sanno bene, perché in effetti fare educazione ambientale è fondamentale fin dalla scuola dell'infanzia. Leggevo qualche giorno fa che c'è stata anche una proposta da parte del Ministero dell'Ambiente di far sì che questa materia diventi proprio una materia a sé, come l'italiano, la storia, la geografia. E per aver fatto questa proposta, quindi penso che il governo abbia, come dire, compreso l'importanza del rispetto dell'ambiente e soprattutto dell'insegnamento di questa, diciamo, di questa sensibilità ambientale fin dai primi anni di vita. Oggi si parla non soltanto di nativi digitali, ma anche di nativi ambientali. I nativi ambientali sono proprio i giovanissimi, siete voi tutti i bambini, ragazzi presenti qui oggi. La finalità appunto di questo progetto quindi questo nuovo progetto Rai Scuola, è proprio quello di aumentare la sensibilità verso le problematiche ambientali da parte degli alunni, ma non solo. Gli alunni devono essere portavoci, promotori di questa sensibilità verso le proprie famiglie. Il ragazzino che ha consapevolezza di quello che è un RAE, di come selezionarlo, di come diciamo generarlo, raccoglierlo, è diciamo una ricchezza non solo per la scuola ma anche per la stessa famiglia. Come è stato detto precedentemente sia dal sindaco che dall'assessore, sappiamo benissimo che questi RAE possono essere una ricchezza ma possono essere anche una minaccia. In effetti i RAE contengono dei materiali diciamo pregiati, come può essere l'oro, l'argento, ma contengono anche delle sostanze tossiche, inquinanti, nocivi, come il mercurio. Per cui è importante recuperare
utili, quindi non soltanto raccogliere ma soprattutto recuperare, perché da questi RAE lo Stato quindi può rigenerare e ricreare nuovi prodotti. Leggendo un attimino ovviamente il progetto, sono venuta a conoscenza, che questo non lo sapevo, l'ha detto anche l'assessore, che ogni italiano in media ogni anno produce dai 14,7 kg di rifiuti di RAE. Ebbene, quindi ecco perché noi dobbiamo cercare di ridurre questa quantità. Devo dire che l'input, come sempre, viene dalla comunità europea. Abbiamo quindi una direttiva del 2012 che è stata recepita dalla legislazione italiana con il decreto legislativo del 2014, le cui finalità sono proprio queste, cioè la riduzione della quantità, del quantitativo di rifiuti RAE che ogni cittadino produce annualmente. In questi giorni sono stati distribuiti degli opuscoletti informativi alle scuole, devo dire molto carini, laddove c'è proprio il simbolo di questo progetto è proprio il conico Buzz di Colorado, quindi come avete avuto modo di vedere questo omino qui rappresentato con una t-shirt gialla, quindi questi capelli così un poco elettrici, quindi proprio a tema. E quindi questo, allora la cosa importante è che nelle prossime settimane i ragazzi raccoglieranno i RAE, però ragazzi mi raccomando i piccoli elettrodomestici, quindi non diciamo elettrodomestici ingombranti come le lavatrici, queste cose qua, i frigoriferi, ma i piccoli elettrodomestici, quindi parliamo di cellulari, parliamo di notebook e anche di asciugacapelli, comunque per quanto riguarda gli opuscoletti sono molto chiari e anche molto diciamo fruibili da un pubblico come il vostro, quindi un pubblico giovanissimo. Devo dire quindi che, come ha detto anche l'assessore, la scuola è sempre aperta a tutto ciò che riguarda l'ambiente, da quest'anno, anche gli anni passati, la scuola ha sposato tutti i progetti che provenivano dall'ente locale, ma anche dall'ente parco del Pollino, quindi abbiamo Pibus, abbiamo un progetto a breve che abbiamo, diciamo, stiamo realizzando con i CEAS per quanto riguarda la realizzazione di burattini per il con l'ausilio del Teatro Parco di Matera, quindi siamo molto sensibili a queste problematiche ambientali e siamo sempre disposti, ecco, aperti a nuove iniziative. Io diciamo non vi voglio ulteriormente tediare, tanto è stato detto tutto, voglio soltanto ricordare due cose a questi giovani, ricordatevi queste tre R, quindi recuperare, riciclare e ripristinare, che sono delle parole che possono sembrare così lanciate lì, però sono proprio parole che rappresentano al meglio questo progetto che io spero possa essere riproposto anche l'anno a venire, che possa dare ecco l'input non solo alla scuola ma anche all'intera comunità. E quello che poi la scuola, diciamo, l'interesse principale della scuola è non soltanto il fine ultimo del progetto, ma soprattutto il processo, cioè la scuola è interessata molto al processo, cioè i processi che vengono messi in atto, quindi per far sì che i ragazzi arrivino agli obiettivi di apprendimento, diciamo, che la scuola si predige, quindi è importante il processo di apprendimento e soprattutto di maturazione verso una maggiore sensibilità all'ambiente. Ringrazio tutti e buon proseguimento. Siamo in dirigente scolastico, il tema di
dare la parola al consigliere Lanci per le conclusioni, volevo approfittare per dare una comunicazione. L'amministrazione comunale attraverso l'assessorato all'ambiente uno sprono che ci è pervenuto da qualche associazione, il mese prossimo organizzeremo una giornata di tipo ambientale, di educazione ambientale, facendo coinvolgendo soprattutto anche persone un pochino più mature per fare una pulizia delle sponde del lago di Montecuculo, perché siamo consapevoli di questa preziosa risorsa che è l'acqua, di cui noi siamo depositari, siamo i principali depositari regionali, si considerate che questa struttura, la diga di Montecuculo, contiene 500 milioni di metri cubi d'acqua, che in gran parte viene utilizzata nell'arco ionico tra la Basilicata e la Puglia, portiamo acqua in tre province pugliesi, Taranto, Brindisi e Lecce, sia per uso industriale sia per uso irriguo, ma anche per uso potabile, quindi è anche un nostro dovere preservare questa pregiatissima risorsa rispetto per la vita di tutti, e quindi con l'ausilio anche io spero, ma di questo ne sono convinto, dell'azienda dell'ESA, faremo sapere poi quando sarà la data che faremo questo tipo di iniziativa. Verificheremo pure se ci saranno le condizioni, se sarà una bella giornata, di poter coinvolgere la scuola, soprattutto con i ragazzi della scuola media, trattandosi un ambiente non come è stato fatto negli altri anni, al dentro del centro abitato dove era più facile tenere in sicurezza i ragazzi, e proprio per far comprendere l'importanza che tutti quanti dobbiamo mettere per evitare i dispacci, quindi i rifiuti, specialmente i rifiuti ingombranti, deturpando la vita, abbandonando. Quanto noi, se vogliamo, siamo anche un pochettino amareggiati, io come sindaco, con l'intera amministrazione e credo tutti quei cittadini che in questi anni stanno facendo il loro dovere, quando andiamo in giro e vediamo i rifiuti abbandonati, io appunto capisco proprio come li separi in casa, porto delle buste già differenziate, carta, plastica, eccetera. Abbandonato con i corsi d'acqua, in qualche scarpata, fuori dal centro abitato. Sembra proprio un non senso, insomma, io poi faccio anche questo notte in casa e poi non lo perfeziono, quando, ripeto, come diceva il rappresentante della società dell'ESA, l'ecoisola 6 giorni su 7 aperte. Nel periodo estivo addirittura abbiamo fatto anche di straordinario, pure la domenica, per consentire alle famiglie di poter gestire meglio, perché con il caldo anche difficoltà soprattutto può esistere, è veramente un peccato, insomma, un peccato che dovete rivolgere alla vostra famiglia, alla vostra ricettore per questo, quindi di far capire allora ai grandi, in modo particolare, che dobbiamo modificare questi comportamenti che sono scorretti, sotto tutti i punti di vista. Tenete presente che se una persona adulta viene trovato che si disfa di rifiuti fuori dall'area urbana, non è che si fa solo la multa, si rischia il penale, probabilmente lui può fare pure lungo soldi, eccetera, come avviene a volte, ahimè, dico anche nella pubblica amministrazione, e uno non ci va in galera. Con i danni invece di tipo ambientale è ancora il penale è più drastico sotto questo punto di vista, quindi bisogna fare anche attenzione. Mariangelo, ti ringrazio per aver accettato di essere qui questa mattina, di aver sostituito il presidente regionale dell'Ancia, Salvatore Antucci, che purtroppo questa mattina è impegnato su Medici, perché c'è un comitato di sorveglianza sui fondi comunitari di Ambiente, quindi non è potuto essere qui con noi, e ci fa le sue scuse. A te Mariano per le conclusioni. Okay. Grazie sindaco, grazie assessore, grazie dirigente
grazie a queste ragazze, perché questo progetto è rivolto maggiormente alla loro sensibilità, perché spesso, a differenza di noi adulti, sanno essere molto sensibili e coinvolgenti in quelle che poi sono le problematiche che tutti i giorni affrontiamo. Allora, l'ANCI Basilicata, il sindaco diceva, il presidente Arduce si scusa per non essere qui presente, ha mandato me. Io sono di Fardella, un paese vicino a voi, non sono molto distante. E da 4 anni che l'Associazione Nazionale ANCI ha lanciato questa iniziativa nelle scuole. E voi ragazzi dovete capire, portare questo messaggio alle vostre famiglie, che è ammirevole e apprezzabile che un'amministrazione coinvolga, accetta la proposta dell'ANCI, coinvolga la scuola in un percorso diverso da quello che è il classico percorso didattico, lo diceva prima anche la vostra dirigente. E dovete riflettere anche su un altro dato importante, vediamola com'è. Questa per voi è una sfida. Una sfida che avrà una valenza non solo territoriale, ma avrà una valenza nazionale, perché sarete aggiunti ai già 45.000 ragazzi che collaborano con le amministrazioni e che partecipano a questa raccolta di prodotti che voi utilizzate tutti i giorni. Penso che tutti voi abbiate un telefonino, a questa età ormai tutti hanno un telefonino, ce l'avete il telefonino? E quanto si rompe questo telefonino? Cosa fate? Ne comprate un altro? Andate da mamma e papà, papà si è rotto il telefonino, ne dobbiamo comprare un altro. Allora dovete anche capire che per costruire questo telefonino si utilizzano materie prime del suolo. Il suolo, se noi lo sfruttiamo tutti i giorni, oggi prendo una cosa, domani ne prendo un'altra, le risorse finiscono. È come l'acqua, se io tutti i giorni faccio un continuo spreco di acqua, l'acqua prima o poi finisce, perché se non piove, se non fa la neve, l'acqua tende a diminuire, si dice, la diga si abbassa di risorsa e di potenza idrica. Allora, questa è la sfida che voi ragazzi dovete avviare in questo territorio e dovete essere fieri di partecipare a questo concorso. È un concorso, è una sfida. Potrete essere anche premiati, potrete avere anche la possibilità di vedere dal vivo Buzz. Perché no? Se siete bravi e se quotidianamente questi 3 mesi di attività, non solo con i vostri genitori, ma anche con i ragazzi più grandi, con le persone più adulte, con i nonni, con gli zii, fate capire che il telefonino, il fono, il tostapane, il monitor di un televisore piccolo, non bisogna buttarlo così, non bisogna abbandonarlo, bisogna recuperare. Cioè, oggi il rifiuto non è un rifiuto, noi non dobbiamo più fare una raccolta, noi dobbiamo fare un recupero, dobbiamo recuperare tutto ciò che è possibile recuperare per incrementare quello spreco di risorse che quotidianamente abbiamo. Quindi la prossima volta che comprate un telefonino, il nuovo telefonino va bene, il vecchio, o lo lasciate al rivenditore, oppure lo portate nell'isola ecologica dove si fa la raccolta dei materiali RAI. E questo è il messaggio, ragazzi, che dovete fare oggi. Noi parliamo, il comune di Senise è un comune anche virtuoso, che dal 2010 ha iniziato una raccolta di
differenziata, quindi tutti voi sapete, e anche la scuola sicuramente nel corso di questi anni vi ha fatto fare dei progetti dove va la plastica, dove va la carta. Adesso bisogna allargare la nostra raccolta, il nostro recupero dei rifiuti. Io vi ringrazio, voglio concludere giusto con una notizia anche diciamo politica per quanto concerne sia l'ANCI che la Basilicata. Noi dovete immaginare che avevamo in Basilicata un piano regionale fermo dei rifiuti, fermo al 2001. Finalmente dopo 15 anni la regione si è dotata di un nuovo piano regionale dei rifiuti e abbiamo un obiettivo importante, che tutti quanti, sia noi adulti, sia voi ragazzi, sia le scuole, tutti dobbiamo partecipare. Abbiamo un obiettivo, quello in Basilicata, di raggiungere il 70% dei rifiuti. Raggiungere il 70% dei rifiuti significa anche ridurre queste numerose e sparse discariche che ci sono in Basilicata e significa anche dotarsi di nuove isole ecologiche. Io preferisco chiamarle così, isole ecologiche, dove tutti i comuni devono avere anche la tranquillità di poter portare quello che poi è il materiale che viene recuperato con meno costi e con più sostenibilità. L'ANCI Basilicata, prima che la Regione Basilicata approvasse questo piano definitivo, si è già confrontata su questo tema e nel corso della riunione è stato proprio affrontato questo sindaco. Il direttivo dell'ANCI ha trasmesso alla Regione un indirizzo dove dire: noi siamo a supporto della Regione Basilicata e degli uffici. I sindaci che erano presenti giustamente dicono: noi non vogliamo più discariche, noi vogliamo che il nostro rifiuto non sia trattato più come un rifiuto ma come un recupero. Ci auguriamo tutti di riuscirci, è l'impegno che dobbiamo avere tutti, tutti gli amministratori. Voi a Senise avete iniziato nel 2010, pensate che in Basilicata siamo 150 comuni, ma ad oggi non c'è il 100% della raccolta differenziata nei comuni. Per quanto riguarda me, Bardella, la piccola comunità di 600 abitanti, abbiamo iniziato quest'anno con la raccolta rifiuti porta a porta. Abbiamo la nostra isola ecologica dove portare l'aria. E dobbiamo tutti lavorare. Ne vale della nostra salute, ne vale del nostro ambiente. Siamo in un parco nazionale del Pollino, quindi a maggior ragione voi ragazzi che vivete in un parco nazionale del Pollino dovete insistere per far comprendere a noi adulti, perché noi adulti spesso facciamo delle cose non belle, che non bisogna più abbandonare i rifiuti per strada. Questo progetto avrà un ottimo risultato, ne siamo convinti, lo sponsorizziamo come ANCI da oltre 4 anni e sovvenzionato anche dal Ministero dell'Ambiente. Ora tocca a voi e io vi auguro un buon divertimento, perché questo deve essere un gioco che poi porterà alla fine ad un risultato positivo per la vostra comunità, per la scuola, ma soprattutto per l'Italia e per l'Europa. Perché noi, ricordatevi sempre, siamo in Italia, ma non dobbiamo confrontarci anche con altri paesi, dobbiamo confrontarci con l'Europa. E se siamo bravi a fare questo discorso della raccolta differenziata, quindi del recupero, potete dire ai vostri genitori che si riduce anche la tassazione, quindi pagherete meno tasse. Grazie e buon lavoro, buona giornata. Allora, vi ringraziamo, concludiamo qui questa mattinata, vi do un'ultima informazione che è anche rappresentante un fiore all'occhiello, se vogliamo, della nostra cittadina. Noi siamo un comune che ha ottenuto da 2 anni la certificazione ambientale. Quindi che cosa significa?
perché noi siamo un comune che siamo rispettosi di quelle che sono le linee di indirizzo dettate sia a livello nazionale che europeo, e quindi tutte le pratiche che si mettono in essere su questo territorio devono dar conto che noi siamo un paese, una comunità, quindi una cittadina che ha la certificazione ambientale, e quindi tutte le attività devono essere rispettose dell'ambiente. Quindi questa giornata va proprio in quel senso, così come quelle che affronteremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Di nuovo grazie a tutti quanti voi, un saluto da parte nostra, dall'amministrazione, da tutti qui presenti, un augurio di buone feste, buona Pasqua sia a voi che anche alle vostre famiglie da parte nostra. Grazie.